Nuovo sollecito dei lavoratori Treofan affinché venga convocato un incontro in tempi brevi al Mise per discutere della questione che riguarda la vendita della società agli indiani della Gindal. Un confronto più che necessario anche alla luce del riavvio della produzione negli stabilimenti di Terni ed in Germania, presso i quali sono stati spostati gli ordini che erano in capo all'azienda di Battipaglia. In mattinata è stata anche annunciata la convocazione di un consiglio comunale monotematico che si terrà martedì. 8 gennaio a partire dalle ore 9 nei pressi dei cancelli dell'azienda. Ieri è stato chiesto un'ulteriore accelerazione della data dell'incontro al mese e in più abbiamo come sempre eh, rimarcato il fatto che eh, siamo pronti a ripartire e aspettiamo solo le resine. Tanto è vero che abbiamo fatto anche una sorta di apertura rispetto alla allo stato di agitazione in cui siamo eh, dicendo che se avrebbero mandato le resine eh, anche, saremmo anche stati disposti a fare un passo indietro di tutta, è ris di tutta risposta eh, abbiamo appreso che ieri nel primo pomeriggio eh, c'è stato eh, smantellato il pacchetto ordini nel senso che eh, gli ordini che avevamo in portafoglio e che ci permettevano di lavorare fino a giugno sono stati dirottati sugli stabilimenti eh, di Terni e della Germania e in più c'è stato anche un ordine che eh, a Battipaglia non devono essere più spediti ordini di programmazione. Quindi, perché eh, la situazione attuale è che a Terni e nello stabilimento in Germania la, la produzione è ripresa? Sì, sì, eh, Germania avrà fermato qualche giorno a ridosso delle festività natalizie e Terni è ripresa il giorno 2. Quindi, ora i pross le prossime mosse quale saranno? Eh, stiamo, stiamo studiando un attimo quelle che potrebbero essere le mosse eh, rispetto a queste, a queste loro decisioni. Quindi per il momento siamo ancora qui e come hai detto tu c'è anche il, il tempo che giriamo contro. Presidio sì, sì, continua, il presidio permanente continua. Sì, sì, il presidio permanente continua.